Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi un po' a tutte le ore. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima dove discuteremo degli ultimi rumor, parleremo di nuove console e anche delle recensioni del momento. C'è quindi pochissimo tempo da perdere e l'invito è sempre lo stesso. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Potete farlo nel modo che preferite. Iscrivetevi o abbonatevi qua sul canale o magari su Patreon oppure seguitemi su Instagram, insomma... fate un po' quello che vi pare. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un angolo della poracciata, streaming sito, ma andiamo con ordine. Innanzitutto vi segnalo questo bundle su Humble Bundle che mette in sconto un po' di titoli targati Namco. In questo pacchetto dal nome Fight, Frights and Fantasy, con poco meno di 10 euro si ha accesso a 7 giochi tutti degni di nota da riscattare su Steam. Tra questi ci sono Tekken 7, Code Vein, Katamari Damacy e anche Tales of Vesperia. In più si ricevono anche due coupon sconto sull'acquisto di Tales of Arise e sul JRPG di One Piece. Se siete giocatori PC e magari avete uno di quei PC portatili alla Steam Deck, si tratta di un ottimo bundle, non lasciatevelo sfuggire. Ma ora basta parlare di risparmi e beccatevi sta mazzata assurda. First Four Figures ha appena svelato la statua della Varia Suit di Metroid Prime. Un action figure da sturbo, un po' come tutta la linea di questa azienda. I pre-order verranno aperti il 24 ottobre, il prezzo ancora non si conosce, ma sospetto non sia proprio regalata. Seguendo un link che vi lascio in descrizione è possibile ottenere il 10% di sconto sull'ordine. Chi di voi farà la follia? Si parla tanto di Mario, ma non dimentichiamoci che in questi giorni ci sarà un altro grande ritorno di un volto iconico dei platform. Mi riferisco ovviamente a Sonic. Superstars uscirà ufficialmente domani, ma sono già disponibili le recensioni che promuovono questo titolo, ma con giudizi molto altalenanti. Mi sembra di capire che Superstars riesca a catturare lo spirito degli episodi classici in pixel art, ma tutti gli elementi nuovi che si aggiungono al mix, tra cui anche la co-op, in realtà non sono integrati così bene e non arricchiscono l'esperienza di gioco. Anzi, a questo punto io credo che lo proverò un po' più in là. Aspetto poi di capire come sono effettivamente le prestazioni su Switch. Non mi sembra di aver letto di qualche downgrade significativo, ma non mi fido. Però ditemi, voi lo prenderete al day one? E a proposito di Wonder, tenete gli occhi aperti, o meglio chiusi, se non volete spoiler. Il gioco è stato leakato nel weekend e c'è già chi ci sta giocando da una settimana prima dell'uscita ufficiale. Certo, non rischiate di rovinarvi degli elementi di storia o trama, però se volete rimanere sorpresi al 100% dal gameplay e da tutte le novità inserite in questo nuovo capitolo, mi raccomando, girate alla larga da qualsiasi video di gameplay che troverete qui su YouTube o sugli altri social. E adesso prendiamoci anche un istante per commentare due notizie riguardanti i dati di vendita. La prima è che sono usciti i dati di vendita relativi allo scorso mese sul suolo nordamericano ed è uscito fuori che è stata registrata una vendita assurda. In tutti gli Stati Uniti è stata venduta un'unità di Nintendo Wii U, un fatto che non accadeva da maggio 2022. Probabilmente è emerso qualche fondo di magazzino che è stato poi venduto tramite uno degli store monitorati dal gruppo di analisi che si occupa di raccogliere e interpretare questi dati. Una resurrezione incredibile. Possiamo dire che Wii U è solo a metà del suo ciclo vitale? Mentre un'altra bella rinascita ce l'ha avuta anche Mario Rabbids Sparks of Hope, il seguito di Kingdom Battle che purtroppo non ha venduto quanto Ubisoft sperava. Però in occasione della festa del Prime su Amazon, il gioco è stato tra i più scontati e questo gli ha permesso di risalire le classifiche di vendita. Pensate che nel Regno Unito ha occupato la quinta posizione dei software più venduti della scorsa settimana, dietro solo a pezzi da 90 come EA Sports FC, Assassin's Creed, Star Wars Jedi Survivor e l'appena pubblicato Lords of the Fallen. Speriamo che Soliani riesca prima o poi a portare avanti questa serie che a mio avviso merita tantissimo. Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché si torna a parlare di Switch 2. Questa volta partendo da un rumor che proviene da una fonte abbastanza attendibile, ma che in realtà è estremamente confuso e fumoso e rischia soltanto di generare altro caos in una situazione già al limite dell'assurdo. Special Nick, un nome che ormai abbiamo imparato a conoscere qui sul canale, durante uno degli ultimi episodi del podcast Xbox Era, afferma di aver sentito da una fonte anonima che Nintendo potrebbe avere nei piani una versione non retrocompatibile di Switch 2. Quindi in molti hanno immediatamente ipotizzato che questo significasse che i recenti rumor su una Switch 2 only digital fossero relativi a una console non solo priva di supporto fisico, ma anche di compatibilità digitale con i software precedentemente acquistati su Switch. Ora Nick ha chiarito
qualificato con una risposta su Reddit che in realtà non è neanche detto che sia così. Potrebbe addirittura essere che la versione non retrocompatibile sia quella con supporto fisico, una cosa che non avrebbe alcun senso. Insomma, una confusione assurda, e non penso che Nintendo abbia intenzione di creare un caos del genere al lancio. Abbiamo visto che già è molto difficile comunicare al proprio pubblico le differenze generazionali tra un hardware e il suo successore, a volte addirittura tra i modelli di una stessa console, e l'ultima cosa di cui ha bisogno la grande N è quella di creare una nuova linea di sistemi così diversi tra di loro, addirittura con compatibilità opposte e diverse librerie di giochi. Sarebbe un suicidio commerciale. Quindi, anche se credo che la doppia versione in stile PS5 e Xbox, con un sistema dedicato interamente al mercato digital, potrebbe essere un'opzione percorribile, forse la soluzione migliore sarebbe quella di ricalcare le orme di Switch e proporre un unico modello per non generare perplessità tra la user base. In fondo, squadra che vince non si cambia. Voi che cosa ne pensate? Ma continuiamo a parlare di console Nintendo, perché mentre ormai la linea evolutiva delle console Classic Mini sembra essere stata definitivamente abbandonata, almeno per il momento, c'è un'azienda che proprio non demorde, e questa è Analog. Probabilmente non vedremo mai il ritorno del Nintendo 64 sotto forma di mini console dopo NES e SNES Classic. Ed ecco quindi che questa proposta di Analog potrebbe fare gola ai collezionisti più incalliti. L'azienda, famosa per proporre dei sistemi basati su tecnologia FPGA che permette di emulare a livello hardware le vecchie console, ha appena teaserato l'Analog 3D, una reimmaginazione moderna del Nintendo 64. Questa macchina sarà dotata di Bluetooth, viene infatti mostrato in penombra un controller dedicato fatto su misura, ma tranquilli, per i puristi sarà compatibile anche con i controller originali a tridente grazie a quattro porte dedicate. Avrà ovviamente alla base del progetto la tecnologia FPGA e l'Analog OS. Questo significa che sarà possibile giocare a tutte le cartucce originali del Nintendone di qualsiasi regione, che verranno poi upscalate in 4K. Ci sarà la possibilità di scegliere diverse modalità di visualizzazione e anche dei filtri specifici pensati per ricreare l'effetto del tubo catodico. Questo modello arriverà nel 2024, non sappiamo ancora il prezzo, ma si tratta sempre e comunque di hardware di fascia alta. Da amante dell'Analog Pocket, una cosa del genere mi fa parecchio gola, però aspettiamo di saperne di più con il reveal ufficiale e l'apertura dei pre-order, in modo da scoprirne anche il prezzo. In un anno dove probabilmente uscirà anche la Switch 2, le spese iniziano a essere un po' troppe. E a proposito di mercato sovraffollato, il 20 ottobre uscirà Sea Wonder, ma non dimentichiamoci che lo stesso giorno sarà il turno di un altro attesissimo ritorno, ovvero Marvel's Spider-Man 2. Manca ancora un po' al day one ufficiale, ma intanto oggi sono uscite le recensioni e possiamo affermare senza ombra di dubbio che tre quarti della lineup PlayStation 5 si regge sugli sforzi di Insomniac Games, uno studio fondamentale all'interno dell'ecosistema PlayStation. Gli autori di Ratchet & Clank hanno messo a segno un altro centro pieno, e c'è addirittura chi parla del migliore gioco sui supereroi di sempre. Tra le tante recensioni che ho recuperato, ho trovato interessante il punto di vista di SkillUp, che per me è un po' una garanzia, che parla di un gioco di altissimo livello a cui manca in realtà lo stesso effetto sorpresa e meraviglia che riusciva a dare il primo capitolo. Però dopo aver giocato a Tears of the Kingdom posso anche pensare che l'effetto novità non sia un fattore imprescindibile se la base di partenza è così solida. Per ora il voto Metacritic è uno dei più alti dell'anno, al momento fermo a 91, e abbiamo tra le mani un altro probabile candidato ai GOTY 2023. Io ve l'ho già detto, purtroppo qua bisogna fare delle scelte e darò la priorità a Wonder per poi passare direttamente ad Alan Wake 2, l'altro titolo che più aspetto quest'anno. Sì, ho dei gusti un po' particolari. Ma ditemi, siete in hype per Marvel's Spider-Man 2? Lo prenderete questo venerdì o avete occhi solo per Mario? E questo vorrà essere tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic Superstars tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Spider, Michele Wonder, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...
prima che mi venite a correggere. Suit. 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 Suit.